ti consiglierei ogni tanto di lavarti, anche perché l'odore che viene fuori da certe tue parti del corpo non è ottimale. Non siamo in Calabria. Ah, questo, e quindi allora io ti consiglio di fermarti per il tuo bene. Dopo l'incredibile sold out di E se facessi uno spettacolo e il successo di E se ne facessi un altro, ho un'altra domanda. No, aspetta. Un'altra domanda che mi viene dal cuore. Sì, ma con calma. E se facessi un tour? E se facessi un tour? Dal... vabbè, dai, è apparso in grafica, lo leggete. Date città, ci vediamo lì. Benvenuti a una nuova puntata di Scuola di Voce. Oggi si è verificato un fenomeno incredibile, perché dovete sapere che ho più ospiti che sedie. E anche se non siamo proprio in via di gioia, facciamo l'applauso agli Eugenio in via di gioia! Wow! Facciamo gli applausi anche a noi. Ci auto-applaudiamo. Ci auto-applaudiamo. Ci autodoppiamo. Oh, Mario. So che voi vi siete formati a Torino nel 2012, tantissimo tempo fa. Dopo 12 anni siete ancora un po' come me e Paolo. Qual è il vostro segreto? Ditemi che non andate sempre d'accordo, vi prego. Non andiamo sempre d'accordo. Infatti, come noti, siamo in tre invece che in quattro. Ogni tanto a turno uno turno di noi se... uno esce dalla band. Qualche scaramuccia. Qualche... no, no, in realtà no, il segreto è proprio litigare tanto. Litigare tanto e stare tanto insieme. Siamo diventati quasi come una famiglia, no? Noi ci vediamo tutti i giorni. Tipo, io sono il fratello minore. Però che cambiamo i ruoli. A volte divento la mamma, a volte la nonna. La nonna. Che è il passivo di solito. E Lorenzo tendenzialmente, perché è il più anziano, che non è qua presente oggi perché sta facendo l'esame alla prostata. Ah, non è che devi dire tutto. No, vabbè, però. Risaliamo alle origini, le vostre vere origini. Vi siete formati a Torino, quindi immagino siete di Torino. No, invece no. Attenzione. Io arrivo dalla Calabria e vado a Torino per studiare, incontro Eugenio all'università e vedevo che suonava per strada, nonostante mi stesse molto antipatico. Quelle però stupide. Ho detto, magari faccio qualche soldino, no, suonando per strada. Eugenio del marketing. E quindi io ho detto, ciao amico mio, andiamo a suonare insieme. Allora, amico mio, proprio. Nonostante ti stesse sul cazzo. Proprio piemontese è diventato, falso e cortese. E quindi abbiamo iniziato a suonare per strada finché non ci chiamano per un concerto vero in una scuola occupata. Concerto vero in una scuola occupata, va bene. E Eugenio decide di chiamare il suo vecchio compagno del liceo, Paolo. Esatto, io non lo vedo da 2 anni. E poi cosa succede? Lo rincontro e lui fa, domani c'è questo evento, stasera ti va di venire a provare? Ha detto, vabbè, proviamo, incontro Emanuele e dico, vabbè, lo conosco lì alle prove. Cosa succede? Lui si chiama Emanuele Via, lui si chiama Paolo Di Gioia. A quel punto ci siamo guardati, ci siamo detti, ma forse è perfetta sì, la cosa. Esatto. Mia sorella mi fa, dovreste trovare un nome, un acronimo per unirvi, perché non basta Eugenio Cesaro, io volevo fare il cantautore. Cioè, ti servivano e basta, sì, erano un mezzo per ottenere ciò che volevi. Schiavi egiziani. esatto. Poi è arrivato il quarto, Lorenzo Federici, che non presente nel nome della band, non presente oggi, però è presente nel nome del nostro primo disco, che si chiama Lorenzo Federici. Ma come l'abbiamo incontrato? Che è interessantissimo. Questa è la cosa più bella di tutte. Siamo lui andati all'università, lui a scuola. E a Londra l'abbiamo incontrato, suonava il contrabbasso. Allora abbiamo detto, questo qua sarà australiano, neozelandese, invece è un ternano. Era lì appunto per vacanza a casa di un amico. Ha detto, ragazzi, se volete facciamo una prova. È venuto, abbiamo fatto la prova, messo la prova e si è unito a noi. Pensa, cioè subito, pam. È stata proprio una questione di dinamiche, di chimiche. Io credo fortemente nel fatto che ci sia stata una adesione al flusso, no? Ok, avete seguito il flow. Ma voi di Torino siete originari però di... Io, Siculo, metà siciliano e un po' pugliese. A casa tua c'era questo mix? A casa mia, a parte mia madre, c'era il siciliano, mia nonna. Tra l'altro parlava veramente con il congiuntivo che non esisteva. Cioè il congiuntivo siciliano. Ma era divertente. Poi diceva i suoi detti in siciliano. Ah, dimmene uno. Ure di Siracusa vinne cape na carusa. Che non c'era una carusa, Siracusa, cure di Siracusa vinne cape na carusa. Che vuol dire? Vuol dire, il re di Siracusa venne qua per una ragazza. Che non c'era una ragazza Siracusa. Che il re di Siracusa venne qua per una ragazza. Ah, vedi, questo è nuovo, non l'abbiamo mai avuto, vedi? Allora invece immagino che a casa tua... Ah, questo qui è uno show di lingua del mio paese, proprio autoctono. E fa così, apro un stipo, piu pipu, stipu pipu e chiudo stipo. Quindi apro il cassetto, sì, prendo pepe,
Ripongo il pepe e chiudo il cassetto. No, non lascia insegnamenti, ma nessuno particolari. Come ti sei trovato col torinese? Non ti è mai venuto l'accento torinese? No, un po' la cadenza mi viene. A Torino sono il calabrese e in Calabria sono il torinese, quindi... E sai imitare invece qualche altro dialetto? No, sono molto scarso a imitare i dialetti. Abbiamo un detto internano. Ah, vai, sì, dirlo, sì. No? Quando posso mi appallozzo, spesso pozzo. Quando posso mi appallozzo. Mi riempio di cibo. Ah, mi abbuffo. Spesso posso. Ma dimmene qualcuno in piemontese, tu che... Lui lo sa in piemontese. È da mezz'ora che ci penso mentre voi state dicendo, ho detto che devo trovarne uno. Beh, il classico che tutti insegnavano, due povrum bagnant l'oli. È il test della cadrega per vedere se sei terrona. Ah, ok. Quella roba lì. E la cadrega, i compagni all'università dicevano, dici questa frase, e ovviamente non riuscivo e mi prendevano in giro. Perché come la dici tu, facci sentire? Due povrum bagnant l'oli. Beh, ormai quant'è che sei a Torino? 12 anni. Ormai lo sa. Tuo nonno scriveva canzoni in piemontese. Sì, canzoni però di... Vai, cantala una canzone. Di chiesa. Ce n'è una molto famosa di mio nonno, adesso non me la ricordo, ma che si canta in tutta Italia. No, allora la voglio sapere. Resta con noi, signore, la sera. La sera. Però ce n'è una che canto da quando sono piccolo, che non ha scritto per la chiesa, che mi ha aperto al mondo della musica. Io avevo 3 anni e mi hanno mandato alla nota d'argento. La nota d'argento. Quindi figurati proprio quella. Anche se arrivi primo, comunque argento. Canto tutto in piemontese, ad Asti, quindi la patria proprio del piemontese doc. Che io ero con i miei cuginetti, cioè sai, c'era quello di 7 anni, quello di 9 anni, io ero quello di 3 anni. Avevo una micro parte, però ero un trio. Eravamo in 4, 2 ragazzi e 2 ragazze. Tipo i Jackson 5. Io per tutto il tempo gasatissimo, a un certo punto tocca a me, avevo proprio solo lo special. Mi danno il microfono che era gigantesco, io lo tenevo così, e non funzionava il microfono. E allora io me ne accorgo, inizio a cantare fortissimo, mi si vede in questi video la vena che mi esplode. E da lì ho imparato a cantare fortissimo. È un po' come quando prendono i bambini e li buttano in acqua. Bravo. A te ti hanno dato il microfono, non funzionava. Poi arrivava sto pagliaccio, ma è arrivato tipo alla fine, mi ha dato il... Era un pagliaccio perché era vestito davvero da pagliaccio. Pensavo che sto sembrava... Sembrava che stessi offendendo il presentatore. E com'è che fa la canzone? Ah, sì. Turin cordel piemunt tras le montagne, cat fan curun antutu le culi. Cat fan curun, che sembra una parolaccia. È croato. Sì. E poi non la so, non me la ricordo più, però. Quando fate i concerti, voi fate i cori, no? È Eugenio che canta, ma avete un vostro modo di riscaldarvi, scaldare la voce? Sì, in realtà sì. Sì, abbiamo diversi modi. Tra l'altro mio cugino, adesso saluto, faccio anche un po' di... Sono tutti i parenti, il nonno, il cugino. Ma ti ho detto, io ero il più piccolo, però Jackson 5 hai preso... Mi facevano fare, mi buttavano dentro nel bordo dei leoni e io ho imparato guardando loro. E uno di loro era, che era il cantante più bravo di tutti, e adesso è diventato Torino la ringoiatra dei cantanti. E lui ha inventato una cosa incredibile per scaldare la voce in pochissimo tempo. No, fermi, questa la voglio sapere. Si chiama Vocal Fill. Lo usano anche un po' di cantanti, io lo uso e mi trovo bene. Trovo molto utile. E quando non ce l'avevi cosa facevi? E vabbè, mangio molto zenzero e bevo tantissima acqua. Poi io sono uno che si autodistrugge durante i concerti. Se devo dare il 100% io do il 300 ogni volta. Come quando non ti funzionava il microfono da bambino. Bravissimo. Io leggevo un articolo del foniatra di Pavarotti che diceva che più è lunga la performance, più breve deve essere il riscaldamento. Più è breve la performance, più lungo deve essere il riscaldamento. Perché tu nel mentre canti, esatto, ti stai riscaldando 2 volte, quindi eviti di rovinare le corde. Esatto. Interessante. Sì, è proprio un trattato sulla voce, un articolo sulla voce, sulla fonetica. E ragazzi, le migliori caramelle sono quelle al ribes nero. Davvero? Lo dice sempre il vocal coach, scusa, non il fonico, il vocal coach. No, se tu prendi le caramelle, tipo le Ricola, no. Ormai io prendo quelle a ribes nero. Ok. Perché effettivamente hanno un'azione emolliente. Esatto, sulle corde vocali. Dai. Io lo prendo spesso, pare per... sia un antistaminico per le allergie, però comunque non so cantare. Da anni. Ma non è che ti insegni a cantare, no, il ribes. A parte il riscaldamento, cioè avete anche qualche rito scaramantico? Sì, a proposito, allora, di dialetto, ne parlavamo oggi perché abbiamo letto. È interessante, non lo diciamo, però è un rito in calabrese. Sì, è un motto del mio paese sempre, che esalta l'acritano e noi ci mettiamo lì con le mani, urliamo e ti dà una grande carica. Sì. Vorrei saperlo. Non lo sa nessuno, non l'abbiamo mai detto. Vuoi dire l'inizio? Acritano benedetto. E poi va avanti. Ah. Potete concludere voi nei commenti, esatto, come finisce, esatto, se la conoscete. Siete... Comunque dicevamo, abbiamo detto che io l'avrei potuta mettere per gli abbonati, che sono là sotto, vedete? Là sotto ci sono gli abbonati. Gli abbonati vedono questo.
Esatto. Non solo i capitani, non solo vedono queste scene backstage, le cose tagliate e tutte le cose in più, ma anche possono vedere i video in anteprima, il giorno prima che escano o qualche ora prima. Allora facciamo così. Emanuele, decide Manuele, lui, dato che Eugenio è l'unico che non ha detto lo scioglilingua. Ah, lo posso dire io? La lingua acritana. Dato che... Vai, allora, questo scioglilingua va solo negli abbonamenti. Vai, vai. Acritano, benedito. Abbono. Oh, bello, bello. Questo va a pagamento. Se poi non volete diventare capitani e avere tutti questi vantaggi, ma volete solamente supportare il canale, potete diventare dei bastoncini. Poi qui c'è una frase bellissima. Diventate bastoncini e salpate con noi. I bastoncini non salpano. Ma facciamo un gioco adesso, perché ci sarà una competizione canora quest'oggi, chiamata Anche i tonni cantano sotto la doccia. Ora io vorrei a turno ciascuno di voi sentir cantare il proprio cavallo di battaglia della doccia. Poi in doccia la voce suona fighissima, no? Suona da paura, perché tu sei chiuso, rimbalza da Dio e quindi tu fai delle robe e dici minchia, so cantare. Ovviamente noi effetteremo con l'effetto doccia. Ah, okay. Chi vince questa competizione avrà l'onore di cantare a tutti i baby shower di Torino per l'anno prossimo. Grazie, grande onore. Sì. Allora, questo qua è un brano degli anni 60, io lo ascoltavo da piccolo. Il brano è Dei giganti. Oh. Bello. Una ragazza in due. Mai le dirò, le dirò, le dirò che muoio per lei, no, la tratterò male e mi amerà. Bello. Questa è doccia suona da Dio. Io per fortuna ne ho una già pronta. Vai, vai, vai. Io vai. E Jimmy Fontana, quella che parte proprio così. Bravo. Il mondo non si è fermato mai un momento. La notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. La 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 la. Non se la tira perché è il cantante. Adesso arrivo io, che sono il migliore fra l'altro. No, non posso competere. Però ho trovato una canzone che mette in risalto finalmente le mie doti vocali. Vai. La canzone mononota è una canzone poco nota che si fa con una nota, e quella nota è questa. Fa fa ra, fa. La canzone mononota. Puoi cambiare il ritmo, eccetera, eccetera. Bravo. Però devo dire che la canzone mononota è riuscito anche a tenere la stessa nota, bravo, bravo. E al baby shower è molto apprezzato. Il baby shower, ti aggiudichi tutti i baby shower del 2025 a Torino. Ragazzi, dovete sapere che in ufficio, in pausa pranzo, quando vogliamo essere rapidi ed efficaci, ci prepariamo una cosa super efficace. I pasti pronti di Prozis! Vedete? Ora, tra l'altro, questi sono nominati, perché ovviamente fanno parte dell'ufficio e li devo riportare in congelatore. Questo è di Pietro, è super carne pulled pork proteico, mentre questo è di Ambra, infatti vedete che è vegano. Perché Ambra è vegetariana e quindi lei mangia i mushrooms. Quindi ce n'è per tutti i gusti. Sono rapidi, 7 minuti in microonde, vi siete fatti il pranzo. Proteine, tutte le vitamine che vi servono e soprattutto saziano. E sono veramente buoni. E col codice sconto MERLUZ10 avrete il 10% di sconto. Voglio andare nella band, negli Eugenio in via di gioia. Un tema ricorrente delle vostre canzoni è l'ambiente, la tutela dell'ambiente, il cambiamento climatico. Com'è nata questa vostra sensibilità? È nata all'università, come diceva giustamente Emanuele, abbiamo frequentato lo stesso corso. Quell'anno era il primo anno di un corso specifico dedicato all'ecodesign, quindi al design sistemico, al pensare un prodotto, un servizio, un progetto dalla culla alla tomba. E si era appena introdotto il concetto di circolarità, per cui quando io penso a un paio di scarpe, devo pensare a tutte le risorse che uso per costruirle e a tutte le risorse che dovrò utilizzare per smaltirle. Gli scarti di queste scarpe diventeranno nuova linfa per altre cose e meglio, diciamo, riesco a rendere sistemico. Il ciclo della vita. In fase era uno dei professori. Sì. E la cosa interessante è che questa sorta di pensiero, questa urgenza che poi vedevamo non rispecchiata nello stile di vita che noi stessi stavamo conducendo e che tutto l'Occidente stava portando avanti in maniera totalmente sconsiderata, e ci siamo poi resi conto che effettivamente
praticamente quella era una paura che era talmente forte nelle nostre vite che l'abbiamo riversata in maniera inconsapevole nella maggior parte delle nostre canzoni. Alcune più arrabbiate, mi viene in mente una delle prime canzoni, All You Can Eat, dove proprio viene fuori quel metal piemontese, diciamo, padrone dacci fame che abbiamo troppo da mangiare. E non ci togliere abbondanza, dacci solo assuefazione, non ci devi soddisfare. Questa sorta di grido contro noi stessi, che siamo totalmente bulimici nei confronti del consumo. O altre canzoni d'amore proprio spudorato nei confronti del nostro pianeta, dove siamo pronti a chiedere scusa al nostro pianeta in una sorta di canzone d'amore metaforica, che proprio si intitola Terra, e tra l'altro è anticipata poi da una scritta che è stata fatta in Piazza San Carlo, una scritta che aveva fatto il giro del web, ti amo ancora, scritta in Piazza San Carlo con i gessetti, con i nostri 150 fan. Perfetta, essenziale, non cerchi clamore, sei musica senza parole. Era un grido, appunto, di perdono alla fine. Pensa se era notte, col buio sbagliavano, scrivevano ti amo Ancona. E lì era un casino. Ma sai che sono usciti meme. Ancona è uscita fuori ti amo Ancona, per esempio. Ma ti è uscito da poco l'ultimo singolo, Farò più rumore del ratatà, che è lo strumento che sempre dà la stessa nota ratatà. Bravissimo, grande. Citazione a Gianni Morandi. E quindi è un messaggio molto, molto forte, è un po' controcorrente. Diciamo che in questo momento siamo molto mossi dall'urgenza che sentiamo e dai sentimenti che ci svegliano al mattino e che ci turbano. Vivendo qui c'è questo paradosso incredibile nel quale noi viviamo in una costante sensazione di essere in pace e abbiamo semplicemente spostato la guerra da un'altra parte, ma in realtà siamo sempre noi a condurre questa guerra, che non si combatte solo nei campi di battaglia tra soldati, ma si combatte anche nell'assenza di diritti e di possibilità di esprimere di un pensiero, un'opinione. Ci poniamo in Italia in questo momento storico, raccontiamo quello che sta accadendo intorno a noi, ci sentiamo di voler dire la nostra voce in quanto strumento di comunicazione e l'arma di cui disponiamo, e quindi la cercheremo di portare avanti il più possibile, cercando di creare il dibattito sociale, quello che una volta i nostri nonni facevano semplicemente andando in piazza e incontrandosi senza per forza dover consumare, produrre e fatturare, speculare su qualcos'altro. Quindi sì, Ratatata, che poi è diventata in qualche modo anche l'amplificazione della voce di una persona in particolare, che è Tumaj Salehi, è un rapper iraniano che in questo momento si trova in prigione, incarcerato ingiustamente, perché a pochi chilometri da noi in Iran questo diritto di esercitare la propria voce, il proprio pensiero e la propria arte è negato. Siccome siamo a scuola di voce, io di solito chiedo ai miei ospiti di fare delle imitazioni, ma oggi la domanda sarà più specifica. Vi sapete imitare tra di voi? Bello! Tu imita me, io imito Eugenio ed Eugenio imita Paolo. Dovrei fare Piff, però, perché non so se hai notato, ma lui ha una voce molto simile a Piff. È un giorno, tu eri per mesi, anzi per almeno 3 anni. Sì. Però 89-90. Vedi, ci abbiamo fatto niente. Hai visto? Lui è perfetto. Di tipo benvenuti al testimone. Benvenuti al testimone? Dai! Io sono molto scarso, ci provo. Che devo fare, te? Anche Lorenzo che non c'è. Vuoi pompepato? Vuoi mangiare qualcosa con noi? Vuoi venire a fare o suonare il basso con noi? Dai, io sono Lorenzo Federici e tutti i giorni suono il basso e cammino per la strada. Lorenzo Federici con dei problemi. Lorenzo Federici con dei problemi, diciamo. Tocca a te, però. Caspita, mi darò genio. Io che ce l'ho. È facile, dai. Ciao amici, benvenuti, viva stare insieme, viva la felicità, Allora facciamo una cosa. Nel corso di questa intervista mi sto rendendo conto che effettivamente siete dei bravi ragazzi. Memore delle mie esperienze vissute con i gentlemen, vorrei farvi provare una cosa. Io immagino che comunque in una band di 3-4 persone si litiga, ci sono dei conflitti, ci sono degli attriti. Ma quindi perché non rendere questi attriti eleganti? Adesso vorrei che voi vi offendeste, ma senza dire parolacce. E chi riceve l'offesa deve prima ringraziare. Faremo 3 round, dato che siete in 3. Ma tu ci metti alla prova, cavolo, io non sono pronto. Che ti ho invitato per il caffè, scusa. Iniziano Eugenio e Paolo. Tu sei stato scorretto a lasciare il cibo nel piatto, Paolo Di Gioia. Non sei stato educato bene dalla tua famiglia. Grazie. Ma potrei dire la stessa cosa, per esempio, no, del rapporto che tu hai con tuo padre, molto conflittuale, che ti dà quasi da dire delle offese agli altri gratuite, ma che in quel momento non servono a niente. Risolvi prima il conflitto con tuo padre e risolverai la tua vita. Bello! Ah, grazie Paolo, perché effettivamente non ci avevo pensato. Non viverla come un affronto, ma come un consiglio per
per migliorare la tua vita. Quindi mi hai dato un consiglio, grazie. Non ha capito scarso. Neanche lui cosa ha detto. Sono scarso, sono molto scarso. Vabbè, gong. Vabbè, dai, ho vinto io. Ciao Paolo Emanuele. No, comunque io rincaro la dose di genio dicendo che ieri stavo andando a prendermi un pezzetto di focaccia nel camerino. L'ho afferrato sulla fiducia un pezzetto che era morsicato. E quindi ho chiesto, ma di chi è questa focaccia morsicata? Non vorrei vederla, vorrei mangiarne una in tonza. Porca miseria. Grazie. Ti ringrazio infinitamente dell'offesa ricevuta, ma devo dire che in quel momento lì quel pezzo di pizza è rimasto lì e sarei andato a riprenderlo per rimangiarlo. Tu semplicemente volevi avvicinare con le tue dita un po' sporche, diciamo che non è che ti lavi tantissimo nella situazione di convivialità. Ti consiglierei ogni tanto di lavarti, anche perché l'odore che viene fuori da certe tue parti del corpo non è ottimale. Detto ciò, per collegarmi al pezzo di pizza, devo solamente dire che in quel momento lì sarei tornato, come ho detto prima, quindi non vedo l'offesa dove... Attenzione, l'ha perso! Si calmi, si contenga! In qual modo potrei averlo offesa? Grazie mille. E io mi lavo almeno una volta al mese. Detto questo, non è un gesto che offende me, è un gesto che riveduto può far bene a tutti, perché non è giusto che se io mi mangio un pezzo di pizza che ormai ho preso, quindi l'ho marchiato, è ingiusto poi offrirlo coi miei microbi agli altri. La ringrazio. Grazie. Bene. È difficile. Dai, ultimo round, Eugenio Emanuele. Emanuele, io credo che i tuoi ritardi siano snervanti, fastidiosamente ripetuti e reiterati nel tempo. Sono 10 anni ormai che non ti svegli nell'orario stabilito, non leggi messaggi nell'orario stabilito e tutto ciò ti rende poco professionale nei confronti delle persone che vivono e collaborano con te quotidianamente. Grazie mille. Da che pulpito arriva la predica? Dato che sei il più ritardante. Ritardante? Io mi aspettavo un ritardato, Però era troppo. Sei più ritardante di tutti, perché tu causi ritardi anche agli altri. Ha ragione, allora, ritardante è giusto. Se li causa anche agli altri è ritardante. E anche nei viaggi brevi, dei spostamenti in furgone, chiedi di fare la pipì all'autogrill quando potevi farle benissimo prima. E in più mi piacerebbe che accordassi più spesso la chitarra, perché io non posso mettere a disposizione la mia arte, il mio talento, se poi il mio piano è accordato e non comunica con il tuo strumento. E comunque io arrivo tardi perché devo finire di lavarmi. Si collega a tutto l'altro. Aggiungo che il tuo ritardo e la tua poca onestà intellettuale non fa altro che denotare che tu non sia in grado di vivere come una persona matura e che si lava effettivamente una volta alla settimana. Sì, non siamo in Calabria. Ah, vuoi... E quindi? Oh, è razzista! È razzista! Allora io ti consiglio di fermarti per il tuo bene. Esatto. Grazie. Ma davvero puzza? No, va. Okay. Saremo arrivati alla prova finale. Allora, Paolo, tu sei quello che ha imitato meglio Emanuele. Quindi adesso vorrei che tu utilizzassi il telefono di Emanuele per telefonare a qualcuno che lui conosce bene e fingerti lui. La prova sta nel non farti riconoscere. Questa è una bella prova. Se lui vince, avete vinto tutti e tre. Dai, chiama tu Gare. Chiamo io Gare. Vai. Che è la persona che mi sta ospitando a casa qui a Milano. Ti sei stampato? Hey man, ti serve subito la macchina? No, se vuoi farti un giro. Dai. No, non mi serve. Grande, perché ora? Ma chi è? Eugenio. No, questo è Emanuele di Abbastanza. È bellissimo che ha fatto, chi è? Eugenio. Perché l'ha preso? Eugenio. Quanto è durato? Okay. 8 secondi, buoni? Ce l'abbiamo 8 secondi? No, è andato, dai, siete passati. L'ultima domanda che vi faccio è: avete qualche progetto, tour imminente dove vi si può sentire, dove vi si può trovare, dove vi si può vedere? Nel 2025, possiamo dirlo, prima diretta mondiale di registrata, uscirà il nostro nuovo disco. Oh. Non lo sa ancora nessuno, neanche noi lo sapevamo. Ci sarà anche un tour ovviamente connesso a questa uscita del disco. Per ora però, fino al primavera 2025, potete solo mangiarvi le mani e ascoltarci su Spotify. Io vi lascio in grafica e in descrizione tutti i canali social dove poter trovare gli Eugenio in via di Gioia per poterli ascoltare. Io vi ringrazio tantissimo di essere stati i miei ospiti. Grazie mille ragazzi, grazie, è stato un piacere. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.
Ma guarda un po' chi c'è. Sì, lo so che stai per cliccare abbonati. E fai bene, perché grazie all'abbonamento potrai avere tantissimi vantaggi pazzeschi. Provare per credere.